tutti. Diamo l'avvio ai lavori. Ogni ordinamento tributario dovrebbe tendere alla prevedibilità dell'imposizione e alla certezza del diritto. Agli occhi degli investitori stranieri, ma anche di casa nostra, peraltro qui sono rappresentati sia gli stranieri che quelli di casa nostra, norme che cambiano repentinamente sono un segnale di scarsa affidabilità, al pari di un'amministrazione imbrigliata dalla burocrazia e di una giustizia il più delle volte troppo lenta e inefficiente. Questo è in sintesi quello di cui parleremo oggi e lo faremo in occasione della presentazione del volume edito da Giuffrè, Francis Lefebvre, Riforma tributaria, che vede sia da questa parte che dall'altra, insomma, della telecamera molti degli autori presenti. È un piacere essere qui. Non parleremo del libro, anche perché è una sorta di tentativo di opera omnia e, come dico io, è un testo vivo che va un po' su tutti i meandri della delega fiscale, e quindi invece che un'ora ci vorrebbe forse un anno, perché il tentativo di riforma è molto molto ambizioso. Abbiamo scelto, anche vista l'importanza della sede, uno dei pilastri della delega, che è la certezza del diritto. È peraltro, secondo me, il pilastro più importante, forse anche quello che, se dobbiamo dare un giudizio intermedio rispetto alla delega, sta funzionando un po' meglio. Chiaramente, e poi sentiremo i relatori, sono molto attesi anche gli interventi sulla struttura e il peso dei tributi, che ancora non ci sono, iniziano a intravedersi invece quelli sulle sanzioni amministrative, e poi magari il consigliere Loiero ci dirà dei testi unici. Bene, faremo questo, cioè ci focalizzeremo sul pilastro certezza del diritto con un focus particolare all'adempimento collaborativo, ma non solo, con qualche, diciamo così, flash sia sulla giustizia tributaria, sia sul concordato, sia sul ruolo dei professionisti, con illustrissimi relatori. Innanzitutto il professor Renato Loiero, consigliere economico del Presidente del Consiglio dei Ministri e anche, mi fregio di dirlo, coautore del volume, l'onorevole Giulio Centemero, vicepresidente della Commissione parlamentare sulla materia tributaria, membro della Commissione Finanze, l'onorevole Luciano D'Alfonso, già presidente della Commissione Finanze del Senato nella scorsa legislatura, oggi membro della Commissione Finanze della Camera, a entrambi grazie dell'ospitalità, e poi con Antonio Longo, partner del nostro studio, dello studio di Elia Piper, coautore del volume, e insieme ai tanti altri membri del Dipartimento Fiscale di Elia Piper, anima dei percorsi di aggiornamento sulla delega, di cui, diciamo, questo incontro è fiore all'occhiello. Partirei con il consigliere Loiero, che nel volume ha curato uno dei capitoli sistematici. È facile dire riformiamo il fisco senza fare i conti con ragionamenti di carattere sistematico e anche con ragionamenti di carattere macroeconomico, no? Ci sono sempre le sanguinose coperture. Quindi, se non hai le direttrici, Renato, non riformi un bel nulla. Che ci puoi dire rispetto a questo? Sì, bene, ovviamente ringrazio l'Avvocato Tomassini per l'invito e rinnovo i miei complimenti per essere uscito così, in maniera così veloce. Non sbaglio, è stato dato alle stampe all'ottobre scorso, no? Pochi mesi dopo l'approvazione della legge, questo instant book, che appunto il quale è riuscito a mettere insieme appunto 49 coautori più uno di prefazione, fa 50, singolarmente non è forse una coincidenza voluta o meno che è arrivato appunto a 50 anni, all'anno in cui, come sapete, è stata operata la più rilevante riforma in termini quanti qualitativi del diritto tributario italiano. Nel 73 furono pubblicati, poi
termini di entrata in vigore i decreti legislativi della riforma del 71, no? Insomma, non so se è una coincidenza o meno, però è una coincidenza singolare per chi, diciamo così, crede alla numerologia. E comunque poi sempre utile fare, come diceva prima, un tagliando a tutt'oggi sullo stato dell'attuazione della riforma. Come sapete, stamattina il Consiglio dei Ministri ha approvato il nono dei schemi di decreto legislativo attuativi della riforma, quello appunto sulle sanzioni. Non entro nel merito specifico, mi limito a segnalare poi quando sarà depositato il testo definitivo, l'accentuazione del carattere della proporzionalità della sanzione, l'esclusione della possibilità di sconti per i casi di omessa dichiarazione o frodi, ovviamente l'intervento sul tema delle sanzioni interviene per il futuro, e segnalo altresì, davvero velocemente su questo tema, oggetto di questa mattina, fresco, come si dice, per certi versi è anche evitato il rischio di incorrere in rischi di infrazione europea sul tema appunto della sanzione, più volte c'è stata segnalata. Non entro invece sulla tematica, invece interessa di più, diciamo, i commentatori sull'entità della sanzione media che alla fine arriveremo a definire, che sia 60, 70, diciamo così, per chi oggi in particolare deve soffermarsi sul tema della sistematicità dell'intervento nel suo complesso, forse no, è un tema, non dico irrilevante, ma di maggiore attenzione. E adesso, anche se ovviamente piacerebbe dibatterne, però insomma ci sono molti temi, appunto l'articolo 3,3 bis, il nuovo articolo 3 del 472, afferma categoricamente: la disciplina dell'evoluzione e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività. Come citava prima l'avvocato Tomassini, non passa giorno che gli operatori economici internazionali, ovviamente quelli che noi particolariamente dobbiamo sempre necessariamente monitorare, ci segnalano il fatto che sanzioni che arrivano, come sapete, anche al 240%, possono avere un effetto, no, deterrente negativo sulle scelte di allocazione economica. Ma non mi dilungo, non è l'oggetto dell'argomento che mi è stato chiesto appunto di trattare. Il tema appunto è, forse con sottile perfidia l'avvocato mi ha affidato un tema di quelli che certamente non possono indurre un certo grado di noia, il tema, il leitmotiv della semplificazione normativa e codificazione, appunto, che sono, appunto, diceva prima, più volte rammentati, evidenziati come fattori anche questi di possibile ritardo nell'evoluzione del sistema e attrattività dei sistemi economici. A tutt'oggi, come si dice, abbiamo vigenti, pubblicati 6 decreti. E il 209 della fiscalità internazionale, il 216 sulla rimodulazione dell'IRPEF, il famoso primo modulo, il 219 sulla riforma dello statuto, il 220 sul contenzioso, il 221 sulla, appunto, la cooperative compliance, l'adempimento collaborativo, e l'1/2024 sugli adempimenti. Gli altri sono in corso di esame e il nono è stato adottato oggi. Chiaramente il grosso punto di tema della riforma avverrà quest'anno, quindi parliamo di IRPEF, IRES, IVA, accise, insomma, scusate se è poco, come si suol dire. Quindi il governo sarà, ovviamente in particolare il vice ministro Leo sarà particolarmente impegnato sulle parti più rilevanti della riforma, perché appunto sin dall'inizio l'indicazione è stata quella di operare una riforma omnicomprensiva, tutti i tributi, tutte le fasi del tributo. Quindi se provate a confrontare in una ottica, diciamo, di storia del diritto tributario italiano, le varie leggi di riforma, limitandoci anche solo al periodo repubblicano, noterete che questa, la 111, è quella che sicuramente, penso di dire cose obiettive, oggettive, insomma, ha il maggior contenuto, diciamo così, di spazio di intervento per appunto un intervento di riforma che obiettivamente, come ricordavo prima, e attendiamo almeno dal 1971, che sicuramente nella storia delle riforme del diritto tributario italiano rimane lo spartiacque fondamentale. Ancora oggi, no, tutti utilizziamo i testi unici del 73, compreso ovviamente il testo unico dell'86, che fu consolidamento dei testi unici delle imposte del 73. Chiaramente, con riferimento a uno degli obiettivi
più rilevanti, nel quale è particolarmente impegnato il sistema paese, il PNR, la riforma, come vedete, costituisce solo una riforma di accompagnamento, no? Non è parte integrante del PNR, ma non è parte appunto del piano, ma la sua attuazione non è nemmeno connessa ovviamente a un'erogazione di risorse, ma ovviamente una riforma di accompagnamento particolarmente rilevante. Il piano la cita in diverse sue parti. Come dicevo, l'ha già accennato l'avvocato Tomassini, il tema della radicale semplificazione normativa appunto è una costante delle politiche pubbliche, almeno in tutto il secondo dopoguerra, e a sua volta è unanimemente ritenuto dagli osservatori internazionali come uno dei fattori diciamo, che può determinare nei rapporti internazionali, ma anche quelli nazionali, elemento essenziale per il rilancio, in particolare per cercare di compensare quel gap rispetto al tema, alla variabile, diciamo, che è individuata anche questa abbastanza unanimemente agli osservatori internazionali come il nostro maggiore fattore di ritardo, cioè la scarsa dinamica della produttività generale dei fattori. Adesso senza dilungarci, adesso non in pochi minuti non è possibilmente riassumere la tematica della storia della semplificazione normativa nel corso di questo secondo dopoguerra. Per quanto attiene alla mia, voglio dire, esperienza personale, si può trarre sicuramente un bilancio non negativo delle azioni poste in essere per semplificare il sistema. Io ricordo in particolare quello che è stato, giusto per non citare, diciamo così, i progetti in essere, quello che è stato fatto ad esempio nella 14ª legislatura con l'attuazione e l'implementazione della 246, no? Del 2005, quella che conteneva il famoso taglialeggi. L'introduzione della legge annuale di semplificazione, che viene reintrodotta adesso con il disegno di legge del governo, l'abrogazione generalizzata. È chiaro comunque che, se volendo trarre un bilancio, estrema sintesi di questa policy della semplificazione normativa, mi sento di dire che la semplificazione normativa, in quanto appunto con un obiettivo tendenzialmente è condiviso almeno nelle sue finalità dalle forze politiche, fa passi in avanti, soprattutto nella misura in cui è sostenuta da un patto interistituzionale dell'arco costituzionale. Da ultimo cito, anche in questo caso attore diretto, proprio la 246 ha dato vita a quella che ancora oggi viene utilizzata come banca dati gratuita, diffusa, e riterrei di poter dire, se non perfettamente funzionante, sicuramente operativa. Se digitate in qualsiasi motore di ricerca legge 80 del 2003, uno dei primissimi risultati che vi restituisce il motore sono i risultati di norma attiva, mentre mi riferisco a questo strumento di ricerca, consultazione gratuita online degli atti, che appunto contribuisce a quell'obiettivo sicuramente cui tutti dobbiamo sicuramente tenere: certezza del diritto, conoscibilità della legislazione, che sono gli obiettivi fondamentali anche della semplificazione. È chiaro che sembrerebbe troppo semplice, no? Pensare che se non si riesce, se tutti i governi delle ultime legislature hanno un ministro per la semplificazione, compreso l'attuale, sapete, assomma anche le competenze in materia di riforme istituzionali, e un problema c'è, perché ovviamente è sempre un po' la semplificazione normativa una tela di Penelope: più abrogo e più elimini, e più nel frattempo durante il giorno c'è qualcun altro che costruisce nuova legislazione. Non mi vorrei davvero dilungare su un tema, ancorché particolarmente appassionante, diciamo così, per i funzionari parlamentari. Insomma, il servizio per la qualità della legislazione è una delle branche dell'amministrazione parlamentare che è particolarmente attraente per la vocazione specifica dei funzionari parlamentari, quindi non vi posso dilungare sul tema della valutazione di impatto dell'AIR, della VIR, la valutazione di impatto delle politiche pubbliche, che darebbe molte risposte, ma non è questa la sede. Proprio in questo modestissimo contributo che mi è stato chiesto, ho provato a sintetizzare
ma quali sono le cause alla fin fine della carenza, diciamo, di efficacia delle politiche per la semplificazione? Io direi sicuramente, adesso tralasciando l'esigenza di provvedere ad ogni costo che talvolta viene associato, ma a una sicura giustificazione dal punto di vista politologico, no? Adesso non vorrei scantonare in altra materia, però se vogliamo sintetizzare le cause della scarsa efficacia delle politiche di semplificazione normativa, io le attribuirei, uno ovviamente alla crescente numero di domande sociali, di interessi pubblici da tutelare, spesso sono interessi pubblici tutti costituzionalmente rilevanti, posso citare il diritto alla riservatezza dei dati personali e così via, perché ciascuna di queste domande pubbliche genera un apparato normativo. Non voglio andare oltre sul tema. Poi c'è il policentrismo normativo, ovviamente la sovrapposizione, la stratificazione dei livelli normativi, da quello normativo internazionale, europeo, nazionale, regionale e quant'altro. Vi faccio grazie ovviamente degli ordinamenti delle autorità indipendenti, e poi ovviamente da ultimo, in particolare con la sempre più veloce evoluzione dei contesti economici, la rapidità e la varietà dell'innovazione tecnologica. So di aver brutalizzato davvero in maniera indegna l'argomento della semplificazione normativa, ma davvero in questo spazio di tempo non vorrei dire di più. L'altro tema, la codificazione. Anche questo è oggetto del PNR. Il PNR si prende espressamente atto, appunto, viene indicato come un vizio dell'ordinamento tributario, interventi normativi stratificati negli anni, cose di cui siete abituati a dibattere, no, nell'ambito tributaristico ogni giorno, dettati dall'urgenza del momento, incoerenti con la complessità del fenomeno, la complessità del fenomeno tributario, una sempre più marcata frammentazione della legislazione tributaria. E deriva da questo un sistema fiscale articolato, particolarmente complesso. La complessità è d'altronde un fattore connotante di gran parte degli argomenti di politica economica e normativa, che nel tempo ha determinato appunto questo freno per gli investimenti anche dall'estero. Infatti il piano esplicitamente auspica, virgolette, di operare un intervento complessivo che parte da un'analisi operata da esperti nella materia fiscale, che abbia come obiettivo principale la definizione di un sistema fiscale certo ed equo. Chiaro, nel diritto tributario ciò è particolarmente rilevante. Il diritto tributario, non lo ricordo a voi, si connota per questa sua spiccata e rigida fisionomia, no? Rispetto, non che altri ordinamenti non abbiano rigidità, ma per il diritto tributario, per anche le derivazioni e il confronto con ordinamenti, penso in particolare agli ordinamenti internazionali sulla codificazione delle regole contabili, ovviamente si caratterizza ancora di più per questa rigidità, per cui le ragioni di certezza del diritto sono più evidenti e necessarie. Chiaro che un intervento di codificazione deve, appunto, da questo punto di vista operare più possibile con carattere di sistematicità. Adesso non vorrei dilungare sulla, già possibile fare una storia degli interventi di codificazione tributaria, non si può ovviamente in ambito tributaristico non citare Vanoni, l'articolo 47 del Regio Decreto Legge 1639 dal 36 autorizzava il governo a coordinare e riunire in testi unici le disposizioni riguardanti le imposte dirette e indirette. Mi cito solo la circolare 1300 del 38, precisava che tali testi unici non avrebbero dovuto limitarsi a riunire in un unico volume le varie disposizioni, dunque allo scopo di facilitarne la consultazione, ma costituire i libri di un unico codice tributario. 1938. Salto a pie pari la riforma la Vanoni, quella più nota come riforma Vanoni, che è essenzialmente incentrata, no, sull'introduzione dell'autodichiarazione, la 51, la 3 Meloni del 56, arriviamo appunto alla 825 del 71, anche questa, anche nei test della 825, nelle relazioni preparatorie, nei dibattiti, si auspicava una maggiore stabilità legislativa da raggiungersi mediante l'emanazione di una serie di testi unici e elaborazione dei principi generali di diritto tributario, evitando soprattutto riforme parziali e ritocche della legislazione a getto continuo.
La riforma del 71, tutto ricordato per l'introduzione dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'INVIM, e non fa alcun espresso riferimento invece all'emanazione di un codice tributario. Anche il tema della codificazione si presenta per certi versi come un fiume carsico, alcune leggi la citano, alcuni no, a seconda anche dei momenti storici. E, fatto sta che a 50 anni, appunto, da 50, da quella data, da quell'anno, attendiamo ancora il codice unico del diritto tributario italiano. Nemmeno la delega all'80 del 2003, che appunto sembrava prossima ad essere realizzata, ha poi partorito una simile o almeno una pari mole di interventi, così pure la 23 del 2014 non prevedeva nemmeno una delega per i testi unici e un codice tributario unico. Nella redazione del testo iniziale, la proposta del governo, abbiamo cercato di, per così dire, compendiare vizi e virtù, cercando ovviamente di evitare, riproporre alcune pratiche che non hanno dato risultati sperati, e utilizzare appunto questi diversi testi per cercare di estrarne appunto una espressione unitaria anche sul tema di cui appunto l'articolo 21. Testi unici in primis, l'articolo 21 prevede, come dicevo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, un termine che è più stringente rispetto a quello previsto per i decreti delegati, quelli ordinari, no, dell'articolo 1. Mi chiedeva l'avvocato se su questo vi posso ragionevolmente annunciare che per la metà di marzo, intorno alla metà di marzo, vedremo appunto i primi, se non tutti, almeno una parte dei testi unici, perché ovviamente la cosa si incastra, no, nel meccanismo dell'articolo 21, decreti delegati, testi unici, poi codice unico, un meccanismo che consente appunto di aggiornare con la formula appunto ad incastro, perché non si poteva pensare ovviamente di operare con un big bang dell'intera normativa tributaria in un solo provvedimento di codificazione. Il 18 marzo peraltro ci sarà anche un momento di presentazione con la presenza anche del Presidente del Consiglio dei primi esiti della riforma. Il modello ovviamente è quello della codificazione a diritto costante, il modello francese, nel confronto tra i diversi modelli. Quello che manca ovviamente, come si suol dire, a Costituzione invariata, anche rispetto al tema della riforma dello Statuto del Contribuente, appunto, che abbiamo già operato con il decreto, con il 209, ovviamente rispetto alla necessità di codificare e garantire una maggiore forza di resistenza passiva, quantomeno ai principi generali del diritto tributario, ovviamente ciò che manca nell'ordinamento nazionale è quello che esiste in molti ordinamenti, in particolare ovviamente quello che è più simile al nostro, il modello francese, anche questo in letteratura è stato più volte evidenziato, la mancanza di una legge organica, la loi organique dell'ordinamento francese, l'Abgabenordnung dell'ordinamento tedesco. E ovviamente qui è un limite costituzionale, pensare di introdurre come si potrebbe, per cui qui dovremo cercare per quanto possibile nella parte generale del codice unico delle leggi una qualche formula che consenta una forza di resistenza passiva che non possiede nemmeno, come sapete, il codice dello Statuto dei diritti contribuenti, che l'articolo 1, no, afferma i principi che già conoscete. Ovviamente, più di una volta, come sapete, sono stati depositati, discussi senza esito, proposte, non entro nel merito valutativo di queste proposte, di costituzionalizzazione. In più dibattiti è stato affrontato il tema dell'eventuale costituzionalizzazione di parte, o meno, cioè almeno di una parte dello Statuto dei diritti del contribuente, ma la mancanza di una legge organica non consente appunto allo Stato di immaginare una forza di resistenza passiva. E ultimo tema, considerazione conclusiva, senza entrare in tematiche che attengono al merito, che sono numerosissime nella riforma, quello che certamente rispetto appunto guardando al bicchiere mezzo pieno, non solo della riforma tributaria, ma anche della storia della codificazione italiana, è la mancanza sicuramente di uno strumento che consenta una agevole, rapida consultazione di tutte le fonti. L'unico esempio, posso fare un esempio, se ne potrebbero fare più di uno, è appunto il Code of Laws degli Stati Uniti, il cosiddetto US Code, come sapete contiene
limitandosi appunto a tutte le leggi pubbliche federali, in 52 titoli, sotto ripartiti in un modello di classificazione a cascata, tutta la normativa federale da quando esistono gli Stati Uniti, ovviamente limitandosi anche, lì alle norme generali, alle norme puntuali o di non permanenti nell'ordinamento, come molte delle norme delle contenute nelle leggi di bilancio, non sono contenute nel Code of Law. È ordinato per titoli, parti, chapter, section. Vi dico solo che il codice della tassazione, che è il titolo 38 del Code americano, è sottoripartito in 10 sottocategorie: titolo, parte, capitolo, parte, sottoparte, sezione, sottosezione, paragrafo, sottoparagrafo. Noi con la riforma, il governo con la riforma dell'articolo 21 ha immaginato, e chiudo, un modello progressivo, diciamo così, a tre stadi, con appunto la prima parte, il codice articolato nella parte generale, la parte speciale contenente la disciplina dei singoli imposti, e anche qui vengono riaffermati principi che più volte abbiamo visto nelle leggi delega, quindi chiarezza, conoscibilità, certezza dei rapporti giuridici, efficienza dell'operato. Questo modello a tre stadi appunto prevede sia il recepimento dei principi dello statuto, la previsione della disciplina unitaria di tutti i tributi, e davvero qui concludo, perché anche questo è un elemento rilevante che si potrebbe dibattere, non un intervento di manutenzione sicuramente straordinaria, episodica, ma anche, articolo 21,2 lettera C, la previsione di un monitoraggio periodico dello stato dell'arte, dell'adeguatezza rispetto ai principi che saranno contenuti nella parte generale della legislazione tributaria già codificata. Grazie. Grazie molto Renato, veramente interessante. Mi sembra che ci sia più di una notizia, cioè il 18 marzo presenterete, salvo sorprese, i testi unici, e poi si andrà per step fino ad arrivare al codice, no? Ci citavi Vanoni, quindi a distanza di 50 anni attuate anche Vanoni, che peraltro ha scritto pagine, come tutti sanno, bellissime su pure la funzione etica dei tributi, e poi l'ordine formale aiuta anche la certezza del diritto. Io passerei all'onorevole D'Alfonso, un po' come abbiamo fatto nel libro, partiamo dall'alto, dalla cornice, e andiamo anche un po' nell'effettività, parlando di certezza del diritto. Onorevole, secondo lei quali sono gli strumenti per dare effettività al dialogo tra contribuente e amministrazione finanziaria? Poi i tempi purtroppo stringenti mi imporranno a un certo punto di interromperla, ma magari facciamo anche un secondo passaggio e sentiamo pure se qualcuno vuole intervenire. Onorevole, a lei. Intanto grazie, mi complimento molto per il taglio di questo dibattito a più voci, per presentare l'esito di un lavoro, diciamo, documentale, ma che poi mette al centro delle attenzioni la riattivazione di un cantiere normativo che poi pretenderà anche un cantiere amministrativo, organizzativo, tecnologico, anche di regole, io dico, quasi etiche di autodeterminazione. Quindi il protagonista di questo confronto è il cantiere che si è rimesso in movimento e che assume come fuochi di riferimento due grandi valori: il valore del bisogno dell'ordinamento tributario di non avere buchi nella sua raccolta fiscale, perché questa raccolta fiscale poi consente diritti, comodità, opportunità, funzionamento, credibilità istituzionale, e dall'altra parte c'è un altro valore che va coltivato e rispettato, ed è il progetto di vita di chi realizza ricchezza, il contribuente, che non deve essere visto come un nemico, come un contrariante o contrariato. All'insegna di questa lettura, diciamo, di questa doppia lettura, degli strumenti stanno guadagnando luce. Per esempio, uno strumento importante è quello dell'interpello, che assume sempre di più laicità di utilizzabilità. E la laicità di utilizzabilità nello strumento dell'interpello non è la sua, diciamo, collocazione tipografica, e però poi non viene mai utilizzato con la facilità attesa dal cittadino. Affinché l'interpello sia uno strumento di garanzia, deve avere
l'attivazione dalla parte del cittadino contribuente e l'istruttoria collaborativa scommittente da parte dell'agenzia. Su questo io vorrei dire che la lettura mi è facilitata del merito di questo lavoro che oggi presentiamo, incrociandola con un altro strumento che non mi pare ad oggi abbia avuto molta fortuna. La riforma della giustizia tributaria, già collocata come superata, quella fatta nel 2022, uscita e diventata oggetto di conoscenza il 30 di agosto del 22, grazie a quel formidabile amico che è ancora la Gazzetta Ufficiale, nonostante diciamo gli altri strumenti, c'è l'articolo 4 di quella riforma che stabilisce che il contribuente, quando si vede da parte dell'agenzia fiscale, di un'agenzia fiscale, di una delle tre, assumere una condotta che non è rispettosa della situazione di fatto e di diritto, il contribuente può produrre memoria per avere un componimento non bonario, perché siamo proprio all'inizio dell'itinerario, di questo itinerario che è un itinerario amministrativo e contrattuale, perché si integra un contratto. Se io contribuente ti faccio presente elementi di fatto e di diritto, tu non puoi sottovalutare, assumere un atteggiamento minimalista, cercare di attivare una condotta quasi autoprotettiva affidandosi a quale risposta facilissima che è il no. Perché se poi accade che il minimalismo va in onda da parte del funzionario dell'agenzia fiscale e il contribuente fa ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente e dà ragione, finalmente scatta la responsabilità erariale. È una rivoluzione, avvocati che siete qui, anche voi ci dovete credere. Ci deve credere l'Agenzia delle Entrate nella sua persona giuridica e nella sommatoria delle persone fisiche. Ci deve credere il mondo dell'intelligenza giornalistica specializzata, nel parlarne e farlo sapere. Io vengo da una regione nella quale un grande maestro di diritto, Silvio Spaventa, spiegava che il deliberato del Parlamento non è norma. Affinché diventi norma deve incrociare la realtà, deve essere fertilizzata dall'incontro con la realtà. E allora su questo io ci credo che si possa generare davvero un cambiamento di rotta, perché poi è un rapporto tra amministrazione e contribuente quello che deve essere rivoluzionato e nessuno può accampare fatiche insormontabili. Oggi abbiamo un patrimonio conoscitivo di dati e di informazioni che si può fare tutto. Una battuta e restituisco la parola. All'ultimo giubileo, con successo, due contrattualizzati dello Stato, l'ingegner Cannarsa e il prefetto Franco Gabrielli, dovendo assicurare, diciamo così, vivibilità e civiltà a quelle giornate del giubileo, si misero in testa di predire il numero di coloro i quali intervenivano al giubileo. Attraverso l'utilizzo dei dati e delle informazioni, siamo 25 anni fa, riuscirono a prevedere al 98%, quindi dati e informazioni consentono tutto. Il contribuente può essere accompagnato quasi da coccole collaborative, se la macchina fa il suo dovere. Oggi anche l'articolato descrittivo normativo inneggia questo, deve cambiare adesso la postura. Il contribuente non è un nemico e l'ordinamento tributario è una funzione della produzione della ricchezza. Grazie onorevole. Nelle sue parole c'è una verissima, secondo me, definizione di diritto. Oggi parliamo di stimolare l'adempimento spontaneo, di compliance, di rendere il contenzioso una vera estrema ratio. Ci vogliono gli ambienti normativi, ma il diritto è più di un ambiente normativo. Il diritto è oggi, anche quello tributario, una sfida quasi culturale, proprio di cambiare il rapporto, di distendere le relazioni tra fisco e contribuente. Ma questi ambienti normativi, questi mezzi per rendere tutto questo possibile, passa all'onorevole Centemero. Giulio, a che punto siamo e che cosa dobbiamo attenderci? Grazie Antonio. A che punto siamo? Ce lo ha espresso, ce l'ha espresso
Il dottor Loiero ha spiegato a che punto sono i decreti legislativi attuativi. Poco fa abbiamo votato quello sui giochi in Commissione Finanze alla Camera, adesso sarà la volta del Senato, della Commissione Finanze al Senato. Stamattina è stato approvato il decreto legislativo sulle sanzioni, con l'obiettivo di tutta la riforma di garantire un equilibrio migliore tra contribuenti e amministrazione finanziaria. Cioè, a me piace usare queste due figure, di una principessa e di una regina. E come principessa parliamo di Ermengarda, della Delchi, no? Quella, insomma, famosissimo, sparse le trecce morbide sull'affannoso petto, lenta le palme, rorida di morte il bianco aspetto, no? Perché questo è un po' quello che si sente a volte il contribuente rispetto al fisco, no? Una sorta di cittadino che non è più tutelato dalla burocrazia nella sua concezione weberiana, ma che anche, anzi, viene dato in pasto al Leviatano di Hobbes. E lo spirito di questa riforma, al di là dello spirito che è quello prettamente del mio movimento politico, che è di ridurre la pressione fiscale, siamo quelli che hanno lanciato la flat tax già nella scorsa legislatura, è di passare da Ermengarda invece alla regina Teodolinda, che in un dialogo con tra virgolette l'amministrazione, in questo caso, nel caso specifico era lo Spirito Santo sotto forma di colomba, le chiede modo, Etiam, e costruisce il Duomo del suo regno, quindi un rapporto tra amministrazione e contribuente, con una parafrasi molto tirata, stabile ed equilibrato. Quindi, nello spirito di andare verso la certezza del diritto e di andare verso la tutela del legittimo affidamento, si parla di testi unici, di certezza dell'accertamento, di riallineamento di certe norme, per esempio l'IVA rispetto alla direttiva comunitaria. Quando facevo il vostro lavoro, che poi ho smesso di fare perché quando ho cominciato a sognare gli interessi passivi da TinCap anche di notte, mi ricordo che i colleghi, io lavoravo per uno studio internazionale, i colleghi all'estero parlavano di direttiva parlando di IVA e noi invece parlavamo di un codice più tante altre misure, giurisprudenze, così, insomma era un casino rispetto alla semplicità che avevano i miei colleghi francesi, belgi e via discorrendo. E su questo abbiamo lavorato con la riforma, soprattutto l'articolo 10 dello Statuto del Contribuente. Dopodiché, assolutamente necessario è il giusto procedimento, con il principio del contraddittorio che deve entrare anche nell'interpello, perché già questo lo avevamo fatto, meglio, era stato fatto autonomamente in autodichia da parte della Corte dei Conti, mancava la parte fiscale, e con un potenziamento dell'autotutela. Dall'altro lato invece viene evidenziato, e qui lo dico a una platea anche di professionisti, penso, sicuramente il panel, viene potenziato il ruolo del professionista e del commercialista, che diventa una sorta di, lo dicevo ieri in una piccola televisione finanziaria, diventa una sorta di interprete tra cittadino, cliente e fisco, parlando la stessa lingua, tant'è che allo stesso viene assegnato il ruolo non più solo di consulente, ma anche di tecnico, cui l'amministrazione assegna un ruolo di tutela dell'interesse pubblico. Con questo mi taccio, ho parlato troppo di principesse e di regine, ma sono No, così. No, grazie Giulio. Io abbiamo un ultimo relatore che è Antonio Longo, che avrà insomma il compito di concludere e peraltro queste conclusioni che condivido sono oggetto anche di uno scritto che chi ha piacere potrà ricevere, che è un po' un aggiornamento, ancorché in forma molto snella, degli aspetti del libro proprio sull'adempimento collaborativo, e magari con una suggestione sull'adempimento collaborativo per le persone fisiche che speriamo che resti. Ma la platea, perché quello è il nostro mondo qui davanti a me, è una platea di grandi amici e manager, soprattutto responsabili di funzione fiscale di grandi gruppi. So per certo che Giuseppe Zingaro, che è responsabile fiscale del gruppo Unicredit, ha una considerazione domanda che io, se Antonio è d'accordo,
farei fare in modo che poi a te affidiamo il compito di chiudere, cercando di racchiudere appunto tutte le gli spunti della giornata con qualche tuo punto di vista e ovviamente oltre a Giuseppe che è un po' come a scuola il volontario indotto, se anche qualche altro collega e amico volesse, credo che sia questo il momento perché poi qua le esigenze della sala ci impongono di chiudere, quindi Giuseppe e poi chiunque volesse, sempre pregando di contenere in 1, 2, 3 minuti massimo la domanda o considerazione e poi dopo passiamo a te Antonio. Ma, grazie Antonio, buonasera a tutti e grazie dell'opportunità. Sono state tutte considerazioni molto interessanti ed è dal punto di vista dell'impresa, perlomeno quella che io rappresento pro tempore, sicuramente il tema della certezza del diritto è qualcosa di molto rilevante, qualcosa in cui crediamo e qualcosa in cui abbiamo investito. Siamo tra le prime grandi aziende italiane che hanno aderito all'adempimento collaborativo e sicuramente abbiamo contribuito insieme a tante altre aziende anche oggi rappresentate a fare in modo che diventasse un percorso che per certi versi viene anche osservato in giro per l'Europa e visto con favore e con curiosità, è come un caso di successo. È indubbio che la legge di delega fiscale, sotto tanti punti di vista, non ultimo anche voglio dire l'aspetto che è forse più fresco e recente, il decreto che sostanzialmente è stato oggetto di approvazione questa mattina, cerca di risolvere delle patologie molto importanti, mi permetto di utilizzare questa parola perché confrontandoci anche con una visione più internazionale oggettivamente l'approccio sanzionatorio in Italia è molto pesante, visto anche da un punto di vista di un grande contribuente che ha la necessità di fare delle scelte di allocazione dei propri investimenti e del proprio capitale. Quando si parla di sanzioni si è fatto riferimento certamente, poi vedremo 60, 70, quello che sarà. Certo che avere oggi questo range minimo e massimo non aiutava a dare della certezza, quindi poter ragionare di un punto di riferimento sul quale fare per esempio anche i ravvedimenti o quant'altro è sicuramente qualcosa che aiuta e va nella direzione giusta di avere della certezza. E anche l'ampiezza della sanzione ha una sua rilevanza e certamente ci stiamo in questo modo riportando verso un livello di sanzione che è evidentemente più secondo degli standard europei. Dove ancora oggi non siamo in linea con degli standard europei, invece sono alcune considerazioni sul penale tributario, oggettivamente, riflessioni in qualche maniera sull'impatto del penale tributario nel caso di reati imputabili a questioni di natura interpretativa in Italia sono una peculiarità che in altri ordinamenti non troviamo. È chiaro che da questo punto di vista la cooperative compliance, l'adempimento collaborativo, ha rappresentato una grossa opportunità per cercare perlomeno di limitare impatti reputazionali e in qualche maniera legati a questioni di natura interpretativa. E il decreto che è stato emanato, insomma, ultimo sulla cooperative compliance, da un certo punto di vista incorpora quello che è la linea guida e lo spirito della delega fiscale, va nella direzione giusta. Vorrei segnalare però un paio di punti di attenzione che sicuramente dal punto di vista delle aziende, poi noi aziende anche oggi qui rappresentate, siamo abbastanza allineate all'interno di un forum che abbiamo con l'Agenzia delle Entrate. Ecco, un primo aspetto sicuramente che oggi è normato al comma 4, la modifica al comma 4, riguarda il discorso della sanzione penale nel caso di dichiarazione fedele che viene sostanzialmente applicata come causa di non punibilità nel caso di focalizzando però l'attenzione solo sugli elementi attivi. Ecco qui, questo è un punto francamente che dal punto di vista delle imprese, delle aziende in cooperativa oggi facciamo molta fatica a capire. Anche perché, voglio dire, i nostri bilanci sono fatti come i bilanci di tutte le aziende in giro per Europa da ricavi meno costi e quindi questo è un tema che noi gestiamo, come si vuol dire, end to end, insomma, ecco, quindi il reddito imponibile lo deriviamo sicuramente dal risultato civilistico fatto di ricavi e costi. Un secondo tema, visto che si è parlato di certezza del diritto e in qualche maniera di prevedibilità, allora sì, certezza del diritto parte nel 2015, ruolo centrale quello dell'Agenzia delle Entrate e dei grandi contribuenti, con l'obiettivo evidentemente di cambiare il paradigma da una gestione ex post dell'accertamento a una gestione ex ante. Quello che è stato fondamentale da questo punto di vista, e ha fatto riferimento prima anche Antonio, è un concetto fondamentale, quello della cultura. Ecco, allora, il concetto di cultura, la cultura non si cambia da un giorno all'altro, è un investimento di lungo termine.
Ecco, testimonianza in prima persona. Questo è stato un percorso culturalmente impattante per i grandi contribuenti e che credo per l'Agenzia delle Entrate. Ci siamo confrontati per molti anni e forse oggi si può dire che si comincia a comprendere l'un l'altro le posizioni reciproche, le specifiche esigenze, eccetera, eccetera. Il punto delicato è quello forse del comma 7, quando viene introdotto in questo schema il ruolo dell'Agenzia delle Entrate. Protocolli d'intesa che sicuramente dovranno essere visti, scritti, eccetera, eccetera. Ecco, io su questo vorrei dire solo una cosa. Nulla, voglio dire, di preclusivo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ma scusate, della Guardia di Finanza. Ma la Guardia di Finanza, non dimentichiamoci che arriva con poteri istruttori, in 60 giorni, salvo rinnovo, ha degli obiettivi che sono obiettivi non di dare certezza, la loro missione è quella di fare contrasto all'evasione fiscale su soggetti che hanno un particolare profilo di rischio. Questo lo sto mutuando anche dalle loro linee guida e istruzioni operative con le quali informano anche i propri uffici e le funzioni operative, motivo per cui un po' l'aspetto culturale, un po' l'aspetto di cercare di dare certezza, ecco, aspettiamo di capire meglio come funzioneranno questi protocolli d'intesa, atteso che facciamo, da un punto di vista proprio anche delle modalità operative, dal ruolo istituzionale della Guardia di Finanza, fatica, avendo vissuto l'adempimento collaborativo da lì dentro, a capire come questo possa essere funzionale e, per certi versi, mi permetto di dire, anche coerente con lo spirito della delega. Grazie Giuseppe. Diciamo, evochi più coraggio, no, sul fronte penale. Appunto, c'è una causa di esclusione di punibilità limitata agli elementi attivi e non proprio una rimozione per le società nell'adempimento collaborativo del fatto reato inglobato nella dichiarazione infedele. Poi tanti altri spunti, ma io direi che li consegno ad Antonio Longo. Forse siamo stati bravi con i tempi, quindi se qualcun altro volesse fare qualche considerazione o domanda, o mentre o dopo che Antonio chiude i lavori, è il benvenuto ovviamente. Ma allora, la mia scaletta è stata spazzata via in due minuti, quindi adesso la riadatto partendo dalle novità della giornata, che mi sembrano importanti. Si è parlato di processo penale tributario e di rapporto certezza del diritto. Mi sembra importante che nei decreti sulle sanzioni, almeno nella parte relativa al processo penale tributario, si crei finalmente un collegamento e si dice che le sentenze divenute irrevocabili nel processo tributario verranno valutate ai fini della prova del fatto nel processo penale. Mi sembra un'ottima notizia. Allo stesso modo, le sentenze irrevocabili di assoluzione, perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, nel processo penale avranno efficacia di giudicato anche nel processo tributario. Mi sembra un'altra ottima notizia. Le sanzioni, sì, scomparirà l'intervallo, quindi si andrà su un valore puntuale, sicuramente la soglia da individuare 70%, 60%. Importante, e vedo Antonio Martino in sala che in qualche modo lo ha annunciato molti anni fa, e finalmente c'è stato bisogno di una modifica normativa, ma è stata recepita quella intuizione, il cumulo giuridico applicabile in sede di ravvedimento. Mi sembra un'altra buona notizia. E il principio della proporzionalità della sanzione, che è un principio che però mi sembra già da questi due primissimi spunti in qualche modo potrà essere concretizzato. Parlando di adempimento collaborativo, brevemente, anche qui una carrellata di spunti e di osservazioni. Circa 110 aziende tra le principali del paese in adempimento collaborativo. Si arriverà nel 2028 ad un abbassamento della soglia di accesso a 100 milioni. Moltissime aziende del paese, ivi incluse le PMI, le piccole multinazionali italiane,
che tanto fanno bene anche al nostro export, aderiranno a questo regime. Si prevede che quindi ci sia una adesione per una platea molto più ampia. E quindi un elemento centrale della strategia quello di valutare in anticipo e cercare di risolvere, qui mi rivolgo alla politica, dei profili dubbi. Alcuni sono stati in parte sottolineati e ci torno, però ecco, ce ne sono anche altri che a mio avviso necessiterebbero di un affinamento. Il tema della certificazione dei professionisti è sicuramente fondamentale sia per i professionisti che possono fungere da cerniera tra le imprese e l'Agenzia delle Entrate. Si parla però di periodico adeguamento della certificazione. Allora la domanda che pongo è: il periodico ha solo una rilevanza rispetto ad un requisito temporale, oppure per periodico si intende un riferimento anche a parametri quantitativi e qualitativi? Credo che sia più opportuno andare nella seconda direzione, e questo è rimesso ai decreti attuativi. Si è parlato di cultura, il codice di condotta. La legge inserisce un codice di condotta nei rapporti, nel dialogo tra Agenzia delle Entrate e contribuenti in adempimento collaborativo. Bene, soft law forse, ma se le parti violano il codice di condotta, e quindi non necessariamente il contribuente ma anche l'amministrazione finanziaria, quali saranno le sanzioni? Perché ce ne dovranno essere, viceversa non è una condotta che, come dire, su cui investiamo e crediamo possa essere rispettata. Andando più nel tecnico, la differenza tra rischi significativi e non significativi, io l'ho sempre reputata una questione terminologica, in realtà ha molto a che fare con il dialogo e con i limiti che nelle interlocuzioni tra agenzia e fisco si pongono. Bene che ci sia una differenza, la possiamo mantenere, ma le modalità di comunicazione dei rischi non dovrebbero, a mio avviso, portare ad effetti diversi sulle sanzioni amministrative. La legge oggi parla di rischi comunicati tramite interpello o tramite comunicazione di rischi, e poi parla di rischi, guardo i colleghi in sala, Giulia Valenzi e Federico Pacelli, con cui abbiamo anche preparato questa relazione. I rischi che invece sono inseriti nella mappa dei rischi, che quindi vengono in qualche modo monitorati ma comunicati in maniera diversa, non portano i benefici che l'adempimento collaborativo offre, o almeno i benefici in misura piena, quindi l'annullamento delle sanzioni amministrative e anche sotto il profilo penale la causa di non punibilità. Si è parlato di interpello, anche qui un flash: gli interpelli sono a pagamento con la nuova riforma, quindi anche la comunicazione dei rischi tramite l'interpello dovrà passare per queste forche caudine, salvo che non si prevede invece una eccezione per le aziende che sono in adempimento collaborativo. Aziende peraltro alle quali il legislatore della riforma riserva l'interpello probatorio, e solo alle aziende in adempimento collaborativo è riservato l'interpello probatorio. La causa di non punibilità, anche qui gli elementi attivi. Gli elementi attivi fanno riferimento alla dichiarazione infedele, all'articolo 4. Ma se noi leggiamo l'articolo 4 scopriremo che una delle condizioni è che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, virgola, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10%. Quindi è una svista, è una scelta, oppure semplicemente è, come dire, una quasi un superfluo, perché la norma sulla dichiarazione infedele accoglie
nel calcolo degli elementi attivi anche l'indicazione di elementi passivi inesistenti, perché la locuzione è tra due virgole. Però certamente questo sarebbe meglio, come dire, che fosse cristallizzato nella norma. Si è parlato di collegamento tra penale e tributario, si è parlato quindi anche dell'esimente penale per i rischi comunicati. Non dimentichiamoci, in un'ottica sistematica, dell'esistenza dell'articolo 13 del decreto legislativo 74, che agisce comunque già come causa di non punibilità nel caso di fattispecie penali per i quali i debiti tributari siano stati saldati. Quindi bisogna fare di più. Bisogna fare di più, perché viceversa c'è il rischio che si faccia passare per un beneficio quello che in realtà è già riconosciuto come tale da altre norme dell'ordinamento. Sul regime opzionale, quindi sulla possibilità di aprire l'adempimento collaborativo alle PMI, comunque ad una platea molto più ampia, anche qui è sicuramente un'ottima intuizione. Le PMI sono la spina dorsale del paese. Le sanzioni amministrative ridotte ad un terzo per i rischi comunicati tramite interpello. Quindi di nuovo la modalità di comunicazione del rischio, che viene comunque gestito, però ha un effetto sul differente trattamento sanzionatorio. Ecco, io riterrei che in un'ottica anche di affinamento non debba prevalere l'importanza della modalità di comunicazione, ma la gestione in sé del rischio. Un ultimo flash, perché credo di aver fatto già abbastanza, aver detto già abbastanza, l'adempimento collaborativo per le persone fisiche. L'Italia è un paese fatto di imprese, le imprese sono fatte da persone. La legge delega all'articolo 17 lettera G introduce un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche, prevedendo la possibilità che si applichi sia agli stranieri con un patrimonio superiore a 1 milione di euro, sia agli italiani. Ora, questa parte della delega, secondo alcuni già piuttosto specifica e quindi, come dire, non necessariamente da attuare in sede di decreto legislativo, io non sono d'accordo con questa interpretazione, però al momento, in assenza di almeno un provvedimento attuativo, rimane lettera morta. Credo che le intenzioni del legislatore della delega, che ha avuto un'ottima intuizione anche su questo aspetto, dovrebbero e potrebbero trovare concretezza se almeno la parte amministrativa facesse il suo e quindi prevedesse un provvedimento attuativo anche della cooperative compliance per le persone fisiche. Grazie. Grazie Antonio, abbiamo guadagnato 5 minuti di extra time e quindi che decorrono da adesso, e quindi se qualcuno volesse interrompermi e intervenire è benvenuto. Io quello che posso dire, ho preso degli appunti rispetto a sia alle considerazioni del dottor Zingaro sia a quelle di Antonio Longo, e alcune di queste le limiterei all'adempimento collaborativo per le grandi aziende, moltissime sono rappresentate in sala. Un invito, perché questo è gestibile nei provvedimenti attuativi, a mantenere lo spirito dell'interlocutore unico che evocava prima il dottor Zingaro. Va bene senz'altro la relazione con le dogane, la relazione con la Guardia di Finanza, ma l'interlocutore deve essere unico. Io lì, questo l'abbiamo anche scritto nel volume che, come vi dicevo all'inizio, continua a vivere, avrei osato un po' di più, perché la prassi, no? La cultura, l'abbiamo già citata, e di questi anni di cooperative compliance, e qui dentro c'è gente più esperta di me che la vive sulla pelle tutti i giorni,
insomma, quando ci sono divergenze di vedute è molto difficile la composizione bonaria. Adesso si prevede questa forma di contraddittorio preventivo che però nei fatti c'era già. A me sarebbe piaciuto, proprio come si fa in tanti paesi stranieri, una forma di arbitrato affidata effettivamente a un organo terzo che possa comporre le divergenze di vedute con l'agenzia, adempimento collaborativo durante, perché lo spirito è quello di rendere il contenzioso un'estrema ratio e quindi, diciamo, avere una possibilità di successo rispetto al contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate nel regime non sarebbe stato male. Questo, a differenza di altri temi sollevati da Antonio, in parte anche da Giuseppe, non può essere risolto dai provvedimenti attuativi. Chiaramente ci voleva un coraggio normativo diverso. Insomma, a me piace poco la parte del garante unico, che si poteva pensare a qualcosa di diverso, un authority, ma non voglio sconfinare nel campo del professor Loier. L'altra cosa, ottima notizia l'ampliamento della platea, no? Al 2028 si arriverà alle aziende con più di 100 milioni, chiaramente, insomma, in bocca al lupo al reperimento di risorse dell'Agenzia delle Entrate, perché al momento purtroppo sono scarse. I soggetti oggi in Italia che fatturano più di 100 milioni sono più di 3.000, e quindi cambia, insomma, radicalmente rispetto ai circa 115 soggetti che ci sono oggi. La certificazione dei professionisti è un altro tema, innanzitutto individuare i requisiti per certificare, l'estensione della possibilità, anche lì forse si poteva fare di più, ai soggetti in consolidato fiscale, cioè se c'è una società in regime possono entrare, a prescindere dai requisiti dimensionali, anche le altre società consolidate. Lì, per chi è già nel regime, non c'è bisogno di certificazione, forse è da chiarire, anche questo si può chiarire, non c'è bisogno di una norma. C'è sul gruppo IVA, se non sbaglio. Sì, la cosa da chiarire, Giulio, ma questo secondo me lo farete, è, visto che i soggetti già di adempimento collaborativo sono esonerati dalla certificazione, le nuove società dovranno farla, sicuramente secondo me al limite dovranno farla per le nuove ammesse, cioè per le consolidate. Però questo è un altro aspetto da chiarire, e soprattutto poi per le PMI, indici di affidabilità a parte, perché sennò apriremo un capitolo che poi qua ci cacciano, la certificazione del sistema di controllo dei rischi sulla PMI in capo a un professionista è una bella responsabilità e quindi una bella sfida. Christian Montinari, hai 2 minuti. Ma ci metto 30 secondi. In termini di certificazione, Le società a cui ci rivolgiamo sono tutte società che hanno un alto livello di compliance e sono soggette a diversi livelli di controllo, società di revisione, collegio sindacale, organismi di vigilanza. Allora, perché non focalizzare, ovviamente limitandone anche le forme di responsabilità, a questi organi di controllo? Perché è chiaro che nell'ambito di quelli che sono anche gli attuali obblighi previsti a carico di questi organi di controllo, che ci mancherebbe, li espongono a maggiori livelli di rischio, ma anche a un più elevato ed efficace attività di controllo, forse potrebbe essere una soluzione. Perché quello che diceva Antonio è che naturalmente arrivare a trovare il certificatore, chiamiamolo così, che si assume questo livello di rischio senza avere una conoscenza quotidiano, comunque sia una conoscenza continuativa in quelle che sono le evoluzioni societarie, è comunque un livello di rischio molto alto. Grazie mille, grazie Giulio, grazie dell'ospitalità, grazie al professor Loiero, grazie all'onorevole D'Alfonso che ci ha lasciato, grazie ad Antonio Longo e a tutti voi per essere intervenuti, e al prossimo incontro d'aggiornamento.